Datemi un momento di silenzio, altrimenti poi chi edita questo video si spara in bocca. Ciao, benvenuti su Organicast, l'unico podcast dove parlare in falsetto è illegale. Io sono Nespi. Io sono Roberta e siamo qui con una grandissima, bravissima sì, artista. Sì, vabbè, ma non ospite. Esagerare, ti prego. Cioè. Io non esagero, lo sanno tutti che dico sempre la verità qui. Ok. Bene. Convogliamo la discussione verso l'ospite di oggi. Dici... nome, cognome, cognome nubile di tua madre. Iban. Iban. Cosa fai, da dove ragazzi, vieni? Ragazzi, non ho un cazzo nella mia carta. Che cosa vi do all'Iban? Cioè, non vi do le credenziali, inutile. Però ti puoi presentare verso no, quella mi camera. Presento tanto abbiamo già scritto il tuo nome sullo schermo, cioè in sovraimpressione. Vabbè, sono Boan. Sono una che disegna, che lo fa perché ha un'ossessione. Compulsiva, maniaco compulsiva, perché disegnare non è più una passione. E niente, poi insomma penso che vi spammano l'account Instagram così vedete la merda che faccio. E lo facciamo per tutti, soprattutto per chi effettivamente crea contenuto. E niente, inizio da autodidatta come artista. Artista. Come ragazzina che come Roberta non disegnava a così. Casa Goku. Sbaglio anche sì, tu. No, lo sbaglio. È okay. Così. Hanno iniziato tutti così. È con Dragon Ball, sì. Raga. Sì. E i Pokémon. Pollon. Ho disegnato Pollon. Disegnavo Pollon. E lo Spank. No, lo Spank no. Ma è letteralmente una scatola. Ma mi stava sul cazzo, mi sta ancora sul cazzo, non so perché. Ma perché è una faccia di merda lo Spank. Perché non mi fa ridere. Beh, però Gigi la trottola mi piaceva, anche se non c'entra niente con lo Spank, però comunque. Anche se era un pervertito, doveva andare in prigione tipo al primo episodio. Sì, assolutamente. Avanti. Beh, sì. Bellissimo. Che sia un argomento per un'altra volta. Cioè, adesso facciamo tipo uno spin-off, un sì. Fan, sì. Cioè un fan script dove Gigi la trottola fa letteralmente metà del primo episodio, poi lo beccano e lo mettono a gabbia. Va bene, ok, un'ottima idea. Netflix, noi siamo qui. No, io in realtà per la felicità di Marco Gervasi ho iniziato con i Topolino, perché mia sorella aveva a tuttora un casino di Topolino, io non sapevo che disegnare, quindi ricopiavo tutte le copertine. Bello. A me non è mai fregato un casino. No, a me non lo so. Scusa Marco. No, cioè, ma non lo io diciamo in per realtà te, io però... con Marco ci sono anche uscita, eh. No, ma l'ho disegnato grande, anche bene. Dai. L'ho è bravissimo. Bene, penso sia il professore preferito di tutti, chiunque sì. Lo conosca. Ciao sì. Marco, se vuoi venire ciao qua Marco. Noi siamo contenti. Non so dove prego. Guardare, Marco qua. Gervasio ti voglio tanto bene, sappilo, mi ricorderò sempre di te. Sì. Prego, prego. C'è sempre un posto insieme. Per gli artisti qui su Organicast. Vedi Marco, vai da loro che sono bravi. Ma quasi quasi avevo contatto. Oh. Va bene, comunque. Stavo dicendo che praticamente ho iniziato in questo modo come hanno iniziato più o meno tutti, poi volevo andare al liceo artistico, non mi ci hanno mandato all'inizio perché purtroppo c'è sempre un po' questo retaggio culturale di chi fa l'artistico da ragazzino, poi esce uno scapestrato, tipo, infatti è quello che è successo. Ma non io è falso. Penso che sia la colpa della scuola, è il problema per entrambe, quindi no. Non ti preoccupare. No. Poi ovviamente sono anche molto ironica. Ma io non ne ho idea, io ho fatto l'informatico, quindi... Dici non è la scuola, vedi? No. Sì, gli artisti o fanno l'informatico o fanno l'artistico, o fanno lo scientifico addirittura. Ne conosco tantissimo, di tantissimi di persone che fanno sta cosa. Cara Martina ha fatto lo scientifico. Fatto lo scientifico. Ah, sì. Plug dell'episodio 6. Esatto. Poi in realtà poi ci sono andata all'artistico perché mi sono fatta bocciare facendo sega, capito? A 14 anni, che bravo. Proprio un artista. Sì, infatti, una ribelle, anticonformista, ragazzi, facevo sega. L'unica nel mondo che fa sega. Sì, non esatto, succede mai. Una cosa no. Mainstream. E niente, faccio l'artistico, inizio a disegnare, mi piace sempre di più. Poi arrivo in quinto superiore che faccio appunto il corso di grafica, perché pensavo che era quello più adatto al disegno digitale, che già mi piaceva. In realtà non cambia, non c'entra un cazzo. Però a me è piaciuto, però, mi è piaciuto. E faccio il quinto, dico, che cazzo farò poi dopo il quinto?
che faccio? E ho iniziato a piangere. Perché è la verità. Anch'io. Ho iniziato a piangere, regà. Cioè, mentre facevo il quinto, dicevo, ma che cazzo faccio? Cioè, la bolla della scuola, esatto, non c'era più, esatto, capito? Perché non sapevo che fare l'artista, cioè, in un piccolo paesino così, cioè, dove vai? Perché tu di dove sei? No, io sono di Borgo Sabotino. Azzo, te borgata. Latina è un paesino. Vabbè, pure la Latina... Latina è un paesino. Cioè, rispetto a quello che è Roma, tu comunque sì. Latina non dovrebbe esserlo, ma in realtà lo è, a tutti gli effetti. Di conseguenza, niente, poi ho detto, vabbè, continuo a fare quello che sto a fare qua. Mi iscrivo all'Accademia di Belle Arti, faccio grafica. Non mi è piaciuta per niente, raga. Cosa è andato storto? È andato storto che a livello... Cioè, ero curiosa, perché la grafica comunque è anche interessante. Però non me ne fregava niente. Ah beh, sì, c'ha senso. Proprio. No, io vedevo... vedevo i miei colleghi universitari, vabbè, i compagni, che comunque erano entusiasti, mentre io... non me ne fregava niente, no. Pensavo a farmi le canne. Sì. Che è quello a cui dovresti pensare in quel periodo della tua vita. In realtà ci penso anche. Che è quello che dovresti pensare in questo periodo della tua vita. Le canne di CBD legale, ovviamente. Assolutamente, ragazzi. Madonna mia, i miei genitori neanche sanno che mi faccio le canne. Spero che non vedranno mai questo video. Dai, è un buon modo per farlo. Sì, tanto io me ne vado tra due settimane. Appunto, quindi sti cazzi. Io a volte veramente lo spero, che gente che dica, io spero che non veda questo video. Io invece spero che lo veda, perché perché vuol dire che l'ha visto. Hai ragione. È arrivato almeno a 10 minuti del video. Va bene, quindi da quell'altro momento di crisi, che tanto non finiscono mai nella vita di un artista, momenti, no, di crisi esistenziali, cioè, no, ci campiamo costantemente. Brava. Cosa è successo? Come si è evoluta la cosa? Si è evoluta che ho lasciato l'università e in momento pubblicità sono andata alla Scuola Romana del Fumetto. Quindi, ragazzi, andate, c'è una bellissima scuola. Link. E praticamente niente, per la prima volta nella vita ero felice, veramente. Figo. Per quanto riguarda appunto il lato artistico, poi sono una persona che si adatta molto alla vita, quindi riesco a essere più o meno serena a prescindere. Ora ultimamente un po' di meno, un po' più difficile, diciamo di sì. Però niente, inizio l'SRF, tra l'altro difficile, perché poi comunque cerco anche di lavorare nel mentre, quindi certo comporta anche dei sacrifici, perché i miei genitori non mi hanno mai supportato per quello che faccio, purtroppo. Ultimamente un po' di più, però è stata difficile. Te perché... capisco. No, ma più che altro i miei genitori sono molto artisti. Mia madre ha iniziato a dipingere, comunque disegnava da ragazzina. Mio padre napoletano, fai presepi. Bello lo stereotipo, ragazzi, però padre, è una roba. Davvero? Sì. Tu anche me l'avevi noi detto che infatti c'avevi sangue napoletano come me. Sì, 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 io anche sono in realtà pure io. Però sono venuto da qua che avevo 3 anni, quindi non si sente. Io, vabbè. Io ho tipo tre quarti napoletano da sta parte. Raga, ma Latina è per metà Napoli, per metà Veneto. Sì. Sì. Che sì, brutta cosa. Ma è vero. Raga, è così. Non c'è venita a Latina, raga. Ma tu renditi conto che Latina, se va di fuori del Lazio, non la conoscono. Nonostante sia una provincia. Ma chissà perché. C'è tanto da conoscere, a parte la storia molto interessante. Ragazzi, abbiamo una cosa bellissima qui a Latina, Palazzo M. Palazzo M, ragazzi, che è la più grande chad move dell'esistenza. Oddio, Palazzo M, che meraviglia. Adesso che abbiamo toccato la critica sociale dell'episodio, perché deve sempre arrivare il momento, certo, critica sociale. Vai. Facciamo un passo indietro. Io vi dico come è andato il rapporto tra me ed essere artista. Vai. Con 5 virgolette. Fantastico. E i miei genitori. Perché io sono uscito dalle medie che volevo fare fumetto. Anch'io. E mia madre ha fatto: perché non prendi l'informatico, visto che stai sempre al computer e oggi i lavori col computer sono sempre più richiesti? E ho fatto, e mi ha detto: facciamo, ti iscrivo a un corso privato di fumetto. E beh, là ci stavo. Sì. Ho preso l'informatico. Sì. Che poi si è trasformato in telecomunicazioni. Corso di fumetto. Oh, è quello iniziato. Che ha fatto il mio ragazzo. Cioè, probabilmente voleva fare, appunto. Oh, presentamelo. Si chiama Riccardo Bertin. Ovviamente conosco Riccardo. Ciao Riccardo. Ciao Riccardo. Lo conosci? No. No, ah, ok.
No, ho fatto un anno di telecomunicazioni, l'hanno seccato. Non so manco che cazzo è telecomunicazioni. Altro merda. episodio. Vabbè, altro episodio. E che succede? Faccio telecomunicazioni, non inizio mai nessun corso di fumetto da privato. Davvero? Quindi niente. Non ho fatto un cazzo. E no, adesso sto facendo programmazione per videogiochi. Intanto ho continuato a fare disegni perché chi cazzo mi fermava, chi mi ammazzava. Certo. E mia madre adesso, spesso e volentieri, mentre è in camera, mi fa: perché cazzo stai sempre davanti al computer? No, vabbè. Aiuto. Che coraggio, perché ragazzi. È il mio lavoro, ma che coraggio. Vabbè, quindi ci riallacciamo. E stavi dicendo che i tuoi genitori non ti supportavano. Esatto. Comunque è bellissima parentesi. Mi è piaciuta proprio. Guarda, mi hai dato tanta gioia. Ah, ragazzi, se volete fare fumetto, fate fumetto. Non andate a fare telecomunicazioni se volete andare a fare fumetto. Io avrei da ridire. Però se avessi fatto altro rispetto a fumetto, non penso che staresti così come stai adesso oggi qua. Farei la sapienza, psicologia, forse. Forse. No. Sempre roba, cioè, umanitaria. Io volevo farlo quando ero più pischelletta, però il pensiero di... Cioè, a parte che lo faccio già adesso normalmente, solo che non mi pagano, però è tosto come lavoro lo psicologo, eh. Sì, ma è anche lunga come cosa. Valentina, torni, ci spieghi. Ciao, Vale. Che episodio 15. Madonna santa. Bene, right on track, ok. Stavo facendo un episodio tipo da DHD, cioè proprio che è no, bellissimo. Questo è un episodio sviluppato dalla Telltale. È okay, una di quelle dove c'hai le scelte. Si dirama. Oddio, è meraviglioso, vi prego, ragazzi. Una volta si poteva fare su YouTube, ma YouTube ha deciso che... Davvero si poteva fare? Praticamente c'erano... In realtà puoi ancora farlo, okay, ma in modo molto più... Che ne so, ve lo ricordate l'inizio di YouTube con Cane Secco? Mm-hmm. Aveva fatto il video, dei video diramati. Sì. Dove a fine di ogni video c'erano due scelte, sì, a seconda, sì, di quale, sì, sceglievi, sì, ti portavi un altro video che era non in lista, quindi ci potevi arrivare soltanto tramite quel video. Esatto. Lo puoi fare ancora con le schede, teoricamente. Sì, ma in questo modo è un pochino anche un po' troppo... Capito, perché al tempo c'erano le annotazioni, quindi tu cliccavi da una parte dello schermo, effettivamente, del video, ed era più intuitivo. Immersivo, okay. E invece adesso con le schede, che nessuno usa, Susan... Susan è la CEO di YouTube, ah. Susan Wojcicki. Ah, ma io invece l'ho solo urlato perché andava. Esatto, sì. Susan! Susan! Nessuno Susan li usa. Susan! Così. Bella risata, vero? Cioè, io pensavo che eri tu, signorina Suonini. A quanto pare ti hanno rubato. Noi siamo tipo anime gemelle che non ci siamo viste per anni, ma non è cambiato niente. No, figurati, anzi, possono solo migliorare le cose. Assolutamente. Forse la crisi esistenziale può solo aiutare. Di cosa stavamo parlando? Che i genitori non la supportavano. Mi dispiace. È una cosa del suo. Vabbè, che devo fare? Sono diventata forte lo stesso, anzi. Forte donna indipendente. Non de forza, perché non so manco aprire il barattolo. Cioè, di qualsiasi barattolo. Metaforica forza. Forse interna. Interna, interiore, sì. La mossa dei Pokémon. Beh, da quando ha iniziato lo psicologo, sicuramente. No, non è vero, manco, quindi... Che vuol dire? Non è vero che sei andata allo psicologo? No, non è vero meglio. Che non sono forte. Mi sto a perde. Praticamente non mi supportavano. Però, diciamo che... Quando ho iniziato l'università, in realtà, grafica, più o meno... A parte che mi hanno supportato economicamente, quindi questa è la cosa importante, ragazzi. Cioè, veramente, se hai dei genitori che più o meno ti supportano, è buono. Poi l'ho lasciata, i miei genitori si sono, giustamente, raga, arrabbiati, perché, cioè, soldi spesi. Quindi, sì. E poi, comunque, lasciavo l'università, loro erano contenti. La prima che faceva l'università dentro la famiglia, insomma... I miei si incazzano tutto. Perché abbiamo fatto tutti l'università. Ma noi siamo tanti. Ma noi siamo tanti, è quello il fatto. No, ma in realtà io capisco anche quel punto di vista, figurati. Ed era il mio motivo per cui non volevo più andare all'università. Ah. Poi ci sarà un plot twist. Mi likey. Esatto. Niente. Dopo, e appunto, poi ho iniziato l'accademia. Ho iniziato la SRF. Mm-hmm.
E lì ho anche lavorato, però mamma comunque, nonostante non mi supportava, però lo faceva economicamente. Okay. Quindi da lì è iniziata ad aprirsi, perché vedeva proprio che poi diventavo sempre più brava. Ok, meno male. Quindi ha visto i risultati comunque. Lo vedeva. Che poi brava, in realtà no, cioè cercavo sempre di migliorare nella tecnica, soprattutto col digitale. Però più andavo avanti più capivo che c'era qualcosa che non andava, nonostante migliorassi. Questa cosa l'ho capita poi nel secondo anno, perché io saluto Arianna Rea, tanto, Arianna Rea. Perché, ma in realtà anche Santarelli, mm-hmm, e Rotundo saluto molto, perché allora, alla fine del primo anno mi hanno fatto il colloquio, appunto, io avevo portato i disegni che avevo fatto durante l'anno. Io ho fatto ovviamente come Roberta tecniche del fumetto, quindi è stato molto bello, ho imparato un sacco di cose perché appunto è un corso molto... insegnano tante cose insieme, ma soprattutto brava, insegnate da professionisti che lavorano su quel campo, sì, ti insegnano bello, tutto. Certo. Bello, 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 bello. E niente, mi hanno detto, tu hai il pallino rosso. Io te l'ho detto, che cazzo significa? Cioè, in testa ovviamente, poi non è che io vado a dire che cazzo significa in faccia, ovviamente. Ho detto, in che senso? Loro hanno detto, nel senso che tu sei veramente brava, puoi sicuramente diventare un'artista, illustratrice, barra fumettista, dipende poi che... È quello che vuoi fa tu. Esatto. E io ho detto, ah, quindi lo posso fare? E se vuoi sì, lo puoi fare, il problema è che in realtà dipende da te, perché dipende il percorso della tua vita. Io ho detto, ma io voglio farlo subito, poi... E poi hanno detto, no, devi aspettare, sei troppo piccola. Greve! Sei troppo... Ecco il plot twist. In che senso lo intendevano, che sei troppo piccola? Sei troppo piccola per lavorare come artista, perché... Quanti anni avevi ai tempi, scusa? No, 2 anni fa. E allora che vuol dire? No, raga, in realtà vuol dire perché poi l'ho fatto lo stesso. Uh-huh. E in realtà, secondo me, se tu... Allora... Dipende poi, dipende da come sei. Poi mi stavano conoscendo, io... Sono abbastanza infantile di carattere, non penso sia un difetto enorme, è solo una mia caratteristica, certo, mettiamola così. E quando faccio qualcosa la faccio appunto ora un po' di meno perché sto crescendo in modo un po' infantile, quindi vengo presa dell'entusiasmo, ok? Sì. Ma non è professionale il modo in cui lo faccio. Okay. Quindi loro hanno sicuramente visto questa cosa e mi hanno detto guarda che è presto. Devi farti il tuo bagaglio di esperienze prima di lavorare come professionista. Okay. Io perché pensavo, gli avevo detto tipo, secondo te fra qualche anno posso già iniziare a lavorare per le case editrici? Perché appunto pensavo di voler fare la fumettista. E allora hanno detto, guarda, potresti, però insomma te lo sconsigliamo, in merito poi al discorso che ho fatto. Ci ho pensato parecchio e in realtà gli davo ragione, cioè non l'ho presa assolutamente sul personale, perché poi quando ti dicono queste cose sono schietti, quindi fanno bene perché, capito? Anzi, è per te, è per non farti dare porte in faccia. In realtà muovo una critica che mi è sempre stato detto, mentre io gli facevo vedere qualcosa, sì, è molto bello. E le critiche costruttive non le ho viste solo molto belle. Questa cosa in realtà non mi ha aiutato molto. Quindi se posso muovere una critica, assolutamente, questa è l'unica critica. Poi in fase di colloquio in realtà sono sempre stati molto schietti, e quindi questa cosa in realtà poi mi ha fatto anche ragionare. Il primo anno è andato così. Il secondo anno ho riproposto un altro appunto portfolio e mi ha visionato Arianna Rea e mi ha detto, i tuoi disegni sono veramente molto belli, però tu non comunichi niente. Oh no. Ragazzi, mi ha ucciso. Oh no. Dopo ho detto ad Arianna che cioè, è dolcissima. Ragazzi, mi ha proprio ucciso. Io sono uscita da là che... La porca troia. Perché poi io il primo anno mandai un messaggio a Arianna Rea dicendo io voglio lavorare nella Disney. Mm-hmm. E lei ha detto... Io ho detto ti prego aiutami, cioè è il mio sogno. Poi in realtà io non voglio lavorare nella Disney, quindi spoiler. Però insomma, ecco, già 2 anni fa avevo le idee molto, molto chiare su una cosa che poi in realtà non è così. Uh-huh. Cioè, capito, sto cambiando totalmente percorso. E niente, Arianna mi ha detto che non comunico niente, che dovevo imparare a fare delle illustrazioni o delle vignette che fossero complesse, perché
diciamo che sono sempre stata una paraculo nel disegno, perché facevo soggetti femminili, ci mettevo qualche fettino su Photoshop, capito? Due like li prendevo, perché poi disegnavo principalmente per Instagram e non per me, perché poi, capito, i social diventano una cosa invalidante. Sì, ne stavamo parlando qualche tempo con Roberta. La stronzata più grande per chi vuole fare arte, perché ti vincola, ti inquadra al trend. Secondo... Ma che cazzo, l'artista non deve essere minimamente etichettato, anche brandizzato, perché poi alla fine è soprattutto quello, tra l'altro. Sì, principalmente, cioè, sì. Non diventa una cosa per vendersi letteralmente. Cazzo, non, ragazzi, non è più una cosa per comunicare bene. No, e io perché volevo, io guardavo alcuni artisti che poi in realtà non c'entrano un cazzo col mio stile, non voglio neanche fare nomi perché non è importante quello, che comunque facevano questa cosa e facevano anche un botto di soldi, no? E io volevo fare come loro. Quindi ho iniziato anche a essere diversa sui social, a farmi vedere, perché poi in realtà nessuno mi aveva mai visto in faccia praticamente, perché non mi mostravo mai. Quindi ho iniziato più o meno a, tra virgolette, a vendere la mia immagine e i disegni, tutto quanto, ma ragazzi, non sono proprio capace a fare queste cose. Cioè, vado contro la mia natura, non sono questo, cioè io non sono adatta ad essere un frontman, come si dice, no? Non, sì. Io sto dietro perché mi fa male, perché mi stressa. Quindi niente, ragazzi, dopo queste parole ne ho preso atto, però ho fatto una cazzata perché ho iniziato a lavorare come fumettista indipendente e ho fatto la cazzata piuttosto che ascoltare quello che avevano da dirmi, perché mi servivano i soldi e perché volevo finalmente iniziare a guadagnare per quello che mi piaceva, per la mia passione. Ho fatto la cazzata che ho spento il fuoco che c'era prima. Ah, ok, quindi si è andata a disidratare la passione. È scemato tutto l'amore, ed era quello che volevano dirmi Rotondo e Santarelli. Perché quando sei molto giovane e hai questo fuoco che ti permette di poter imparare cose nuove, no? La curiosità. Se tu poi ti focalizzi su una cosa e sei così giovane, tu ci rimani dentro, non hai più neanche il tempo, la possibilità di creare, di fare arte. Sì, e quindi io mi sono annichilita proprio. La facevo queste tavole, continuavo, ho fatto un po' di esperienze diverse che comunque alla fine ero anche retribuita bene. Saluto anche lo sceneggiatore, che è meraviglioso, con cui ho lavorato, veramente una persona meravigliosa, e spero che il fumetto gli vada bene, perché è un progetto di Cristo e io ero proprio contenta di lavorarci. E comunque le tavole erano molto belle, ma mi facevano male, perché non... devo fare qualcosa... per forza, capito? Mm-hmm. Sì. E non sono pronta ancora per questo, capito? Cioè, io non ho ancora trovato la mia dimensione, pensavo fosse quella, e ho capito che non lo è. Quindi ho passato l'anno scorso male, molto male, crisi esistenziale, ragazzi. Una delle tante, però, quella seria stavolta. Sì. E disegnavo proprio... Perché poi, sapete... Anche se io non sono una persona molto seguita, però comunque ci stavo attenta lo stesso, perché poi vedevo che mi iniziavo a seguire gente famosa, quindi dicevo, oh, che figo! Cioè, poi in realtà sono solo numeri, non è importante, capito? Non che queste persone, cioè, non che non mi faccia piacere, per carità, mi fa ancora piacere. Però non è importante, capito? Non è quello il motivo. No, okay, sì. Non devo fare arte per compiacere gli altri. E io facevo proprio questo, capito? Io volevo diventare bravissima e poi sono diventata anche brava. Solo per dire, oddio, Anna è diventata proprio brava. Cazzo, ha fatto proprio bene a scegliere questo percorso. No, raga, non me ne frega un cazzo, ok? Non me ne frega un cazzo. È diventato un continuo dimostrare agli altri. Brava. È vero. Io ho capito che facevo arte solo per dimostrare a qualcuno. E ai miei genitori.
perché appunto all'inizio del percorso non mi supportavano. Poi a tutto il resto delle persone, cioè, capito, se so disegnare bene allora valgo. E invece non è così, io valgo a prescindere da questo episodio è diventato bravissimo. Molto deep, molto in fretta. Quindi valgo a prescindere da quello che sono e non devo dimostrare niente a nessuno. Di conseguenza ho detto, vabbè, io abbandono il campo artistico. L'anno scorso l'ho detto. Non lo voglio fare più perché ormai ho capito che la mia felicità non dipende dall'arte. E non abbandono. Perché okay. Ho pensato una cosa. Io appunto sono fidanzata e vorrei anteporre l'amore alla mia carriera. Faccio questa cosa che è di una bassezza, di una banalità, è veramente... Cioè, una cosa che non avrei mai detto qualche anno fa. Io avrei sempre detto, ma è più importante il tuo lavoro, la formazione, l'amore. Se ti ama quella persona ti asseconda, che poi in realtà è così, quindi... A prescindere. Sto per piangere. Certo. In realtà sono una persona che teoricamente non è molto romantica. Quindi è rara questa cosa sentirla dire da me. Quindi... E l'abbiamo registrato. Wow, ragazzi. Quindi ho detto, vabbè, smetto di disegnare, faccio un corso da OS. Corsi bellissimi. Perché io in realtà cioè sono molto sensibile, lo riconosco. Quindi aiutare gli altri mi fa piacere, okay. Molto piacere, mi fa sentire una persona migliore, ok? Quindi volevo fare magari un corso da OS e aiutare, andare nelle case di cura, aiutare gli anziani, i bambini, i disabili. Ah, perché se lo stesse chiedendo operatore sociosanitario? Sì. Non è sociosanitario, è socio... Ah, sociosanitario. Sociosanitario, okay. Sì. Non ricordo bene. Però poi, a parte che un corso da OS costa un fottio, ragazzi. Tanto. Un fottio. Tanto. E non è nemmeno scontato che passi. No, ma esatto. Ma in realtà mia madre poi gli avevo detto questa cosa e mi ha detto, io ovviamente te lo pago se tu vuoi, se tu pensi che... Cioè, che è quello io. Che vuoi fare. Capito. C'è questa ambivalenza con la mia famiglia, che poi in realtà anche questa mi fa molto male, perché prima ti supportano, poi il contrario, vabbè, insomma. È un altro discorso. Non fa proprio bene, mettiamola così. No. Specialmente quando ha a che fare con letteralmente quello, la tua vita e te stessa come persona. Porca troia. Sì. Vabbè, e comunque alla fine non l'ho più fatto perché ho detto, ma sei sicura che lo vuoi fare? Ti ci vedi per tutta la vita a fare questa cosa? E mi sono sconfortata. Poi io appunto, ripeto, ho la fortuna di avere un ragazzo che mi sta vicino e che mi supporta qualsiasi cosa faccio, quindi in realtà mi ha supportato anche nella decisione di non farlo, quindi ma in realtà anche i miei amici. Adesso ti faccio la domanda scomoda, però. Vai. Ti ci vedi a fare arte per il resto della tua vita? Penso di sì. Penso, perché ragazzi, in realtà dipende da quello che voglio fare, ma io ormai non so più cosa voglio fare, non voglio più chiudermi nessuna possibilità, capito? Cioè, se me la volevo chiudere nel momento in cui ho iniziato la scuola romana del fumetto facendo la fumettista, quando poi in realtà non sapevo cosa voleva dire fare fumetto, ora non so più cosa voglio fare. E qua c'è il plot twist. Vi ricordate che ho detto che io non volevo più fare l'università? Sì. Mm-hmm. Io sono iscritta all'università ora, okay. Quindi andrò a fare pittura. Io penso, e per me è importante anche dirlo, che fare l'università, fare un'accademia, quello che vuoi fare, non lo devi fare per in prossimità di un lavoro. Cioè, non devi farlo per trovarti un lavoro al giorno d'oggi, perché tutto è saturo, a prescindere. Mm-hmm. Sì. Intanto fai quello che vuoi, prima cosa, proprio perché tutto è saturo. Questa cosa poi me la disse una mia insegnante di artistico che mi sa che non conosci, Moronesi. Mamma mia, tu mi hai... Cioè, prof, facevo schifo nella tua materia, matematica tra l'altro, ragazzi. Facevo proprio schifo in quella materia, ma tu mi hai aperto la mente, ma non solo lei, Tanti professori mi hanno dato tantissimo. Questa professoressa, e io me lo ripeto sempre, mi ha detto appunto... Il mondo del lavoro ormai è difficile, tutto è saturo e appunto è difficile, quindi fai veramente quello che ti pare, sì. Impegnati, fallo veramente bene. Col cognizione di causa, non farlo tanto per, ma fallo. Non lo so cosa farò, non so se lo farò in Italia soprattutto, perché
io in realtà sto mettendo in considerazione di una volta di uscire dall'università, andare veramente via, non so dove. Non ah, so e chissà dove. Perché... perché... Però quello che vuoi fare tu, secondo me, a Milano, potrebbe essere una buona soluzione. Il mercato si sta un po'... saturizzando? Anche lì. Saturizzando. si sta smuovendo dal punto di vista di game dev, anche in Italia. Non velocemente, ma con il suo passo. Ok. Però devo dire che io ho iniziato a fare game dev perché è una cosa che mi piace. A me piacciono i giochi, ma mi sono accorto che a me non piacciono i giochi belli o i giochi con la bella storia. Mi piacciono i giochi che si giocano bene. I giochi dove tu puoi spendere 3 ore senza mai uscire dal primo stage, 3 ore camminando in giro perché è divertente camminare e basta. E quindi a me piace quel tipo di arte, il tipo dove stai 3 ore davanti a uno schermo, perché se io non mi sento bene il mio controller in mano vuol dire che non sto facendo un bel lavoro. Esatto. Però ultimamente mi sono accorto che il mio percorso di studi, quindi programmazione per videogiochi, il mio percorso lavorativo, quindi videomaking e tutte queste belle cose che vedete voi qui su YouTube, possono molto tranquillamente collidere in uno dei pochi campi che non è saturo. Che sarebbe? Technical artist. Cioè? Ovvero? Quello che fa Filippo in questo momento. Lui lo fa dal punto di vista di videogiochi, quindi appunto dal punto di vista di shading, di tutte quelle cose che non puoi fare a mano o comunque in modo artistico, ma lo devi per forza sapere in modo matematico, logico, quello che è. Ma applicato al cinema. Ma cazzo, è fighissimo. Aspettatevi dei contenuti. Io mi viene in mente Love, Death, Robots. È quello. È cazzo. Letteralmente quello. Io quando l'ho visto mi sono innamorata. Porca troia, è bellissimo, raga. Troppo bello. Facciamo degli spoilerini. Arriverà sul nostro canale YouTube una serie di tutorial che è improntata da un punto di un po' più tecnico. Una serie di tutorial che non sono guarda, per fare questa cosa devi cliccare qui e qui e qui e qui e poi hai fatto. Ok, buono. C'è anche quella parte lì, ma poi io ti spiego perché hai cliccato lì, che cosa fa quella cosa, com'è che il computer lo genera. Quindi se tu hai bisogno di qualcosa di veloce, ti vedi la prima parte dove io spiego i 4 click che devi fare e hai finito. Se sei invece una persona seria, ti vedi anche il resto del tutorial dove spiego come funziona. Ok, molto figo. Però io ho visto che è una cosa molto di recente che sta succedendo un po' nella vita di tutti in realtà, a prescindere dal campo lavorativo in cui uno si vuole buttare. Che c'è stata proprio questa fase... Io penso paradossalmente sia stata veramente anche la pandemia, perché ha fatto rivisionare la vita a tutti. Oh, a me è stata la cosa migliore che mi sia mai successa la pandemia. In realtà anche a me, appunto. Ma chi non era già in movimento si è incominciato a muovere, ha incominciato a dirsi veramente quello che voleva. Chi invece magari come noi era già in movimento ha cominciato a fare forse stavo andando avanti solo perché sono anni che faccio questo e perché mi ci sono aggrappata. Magari non è veramente questo quello che voglio fare. Dal mio punto di vista io ero fermo, ero pronto a partire, ho fatto semplicemente... No. È spaventoso. Io infatti sono molto contenta, a parte che stiamo parlando di queste cose, perché come avevo detto Anna, dobbiamo parlare di queste cose, perché si parla sempre da un punto un po' di vista distaccato, ma sì, vabbè, sono anche stanca di sentire sempre le solite cose che sì, faccio l'artista, è bellissimo. Che è difficile però molto rewarding. È una merda un sacco del tanto tempo, ma non è così solo per l'artista, è così in generale per tutti. Poi ognuno le prove difficoltà nel proprio campo, assolutamente. Però sul discorso che stai facendo, il fatto che hai detto che ancora non sai effettivamente se è veramente quello che vuoi fare, però non ti stai ponendo troppo il problema. No. È esattamente il percorso che devi fare, perché è lo stesso identico che sto facendo io. Cioè adesso sto facendo fumetto, voglio fare le cose di fumetto perché mi sto incentrando su quello, ma io ho talmente tante di quelle cose che voglio esplorare che non mi sto chiudendo nulla. Esatto. Semplicemente c'è il periodo in cui ti specializzi in una cosa, se vedi che è veramente quella ti ci puoi veramente buttare dentro, ma altrimenti... passi un'altra cosa, raga, che fa paura al mondo d'oggi, però. Esatto, io ho fatto sempre il contrario perché avevo paura di non fare un cazzo nella vita e di fare la clochard.
francamente. È quello che ti porta a mentirti e a dirti: no, va bene, è questo che farò. Ah, sono contenta nella mia vita, vero? Sì, sì, certo. 30 anni dopo ti ritrovi là che stai a guardare il muro, magari. Sì, ragazzi, figli, ma il tasso di disoccupazione è talmente elevato che tu queste domande te le devi far per forza. Sì. Siamo tutti disoccupati, sì, ragazzi. Sì, sì, sì. Cioè, inutile girarsi. Anzia. Sì, raga, sì. Purtroppo sono cose che io poi, tra l'altro, sono una persona ansiosa, ho iniziato lo psicologo proprio per questo, no? Mi faccio tante paranoie, penso troppo in là, penso che non mi sono realizzata, che la mia vita sarà da precaria. Mm-hmm. Quello che si fanno un po' tutti, no? Sì. Se lo dicono un po' tutti, sì, solo sì. Che poi la gente mente e dice: no, la mia vita è bellissima, e poi c'è il discorso social che fai finta di vivere una vita che non è la tua. E tutte le persone, è una gara a chi ha la vita più bella sui social, sì. No? Quindi diciamo mm-hmm. che è tutto molto tossico, non solo ci va una merda a tutti perché va male a tutti, regà. Cioè, non è che va male, per carità, perché poi la felicità non la trovi nel lavoro, però per noi giovani l'indipendenza è diventata un'utopia, vi pare normale sta cosa? No, certo che non veniamo supportati in nessun modo dalle istituzioni, veniamo criticizzati soprattutto perché sì. Noi abbiamo il coraggio di seguire appunto una il discorso è proprio quello, è che io penso che quando arrivi al punto del riuscirti a dire effettivamente queste cose che ti spaventano tanto, ti rendi conto che è stato meglio così e che non torneresti mai indietro, a prescindere da tutta l'ansia, la paura, l'indecisione che puoi provare dentro. Io adesso sono nel periodo probabilmente più precario della mia vita, e tra virgolette anche quello in cui a 25 anni uno si aspetta già che c'è il lavoro, c'è capito? Casa e cose del genere. Quindi cosa sto facendo l'opposto, tra virgolette, di quello che in società è considerato sicuro, mettiamola esatto. così. Ma lo dico con cognizione di causa perché lo penso da anni, lo penso tuttora. Preferisco stare così piuttosto che trovarmi a fare cose che mi fanno morire dentro. È lo stesso motivo per cui lascio scuola. Io scuola non l'ho finita, l'artistico alla fine. Ci ho provato per anni e anni e anni, ma io poi mi sono dovuta chiedere: finisco scuola e muoio dentro, o mi stacco e mi riprendo un attimo come persona e faccio il mio percorso e mo sto qua. Sì, considera che in realtà non tutte le persone possono seguire lo stesso classico certo. percorso. A volte la scuola non è neanche la soluzione per una persona. Il punto è proprio questo, in realtà, è che essendoci un percorso già prescritto, esatto, che non è considerabile opinionabile, mettiamola così, opinabile. Diciamo che non uno manco se lo chiede se effettivamente, ma forse se scuola non è fatta per me, veramente è meglio che mi metto a fare altro. Però ci sono le persone che lo fanno perché appunto non ci riesci proprio fisicamente a continuarla a fare. Vero. Però in generale ho conosciuto pure l'artista, ho conosciuto tante persone che certo. Madonna, io stavo al quarto delle comunicazioni, stavo tipo mezzo morto, riuscivo a capire penso il 30% delle cose che mi sparavano addosso, sì. Ero in questa crisi esistenziale, sì, sì, che sì, dicevo sì. Ma chi cazzo me l'ha fatto fare? Ma è il solito discorso che uno ci si aspetta di riuscire a scegliere a 14 anni quello che vuoi fare per il resto della tua vita. C'è stato questo movimento nella mia testa in cui ho fatto il terzo e la maggior parte della roba era roba semplice, mm-hmm. e ogni tot dicevano: questa è una cosa che vi spiegheremo meglio in quarto. E succedeva molto mm-hmm. spesso. In quarto ci hanno spiegato tutto. Cosa? Roba che la 50% di 3 anni è stato rinchiuso in un anno solo. Madonna. E nel quinto semplicemente facevi un po' di polishing, perché c'ha gli esami, devi studiare per gli esami. Mi andrà bene. Cioè, letteralmente hanno aggiunto quelli 2 centesimi. Sì, in più. Vabbè. Ma poi guarda, è letteralmente la scuola stessa che incita al importante è fare prendere buoni voti e fare bene agli sì, esami. Vabbè, perché ti racconto vabbè. Questa mia esperienza alle medie con matematica, paradossalmente. Sì. Che in terza media la nostra professoressa è andata in maternità all'inizio dell'anno. Ah, sì, mi avevi spiegato sta storia. Abbiamo cambiato 3 professori. Una che dopo 1 mese e mezzo se n'è andata perché non sapeva spiegare. Mi dispiace, ma era così. E un altro che era bravissimo perché ci faceva approcciare in una maniera completamente diversa. Facciamo i giochi di logica e tutto, ma il programma non l'abbiamo fatto. E vabbè. La terza manco me la ricordo per quanto poco è durata. E quindi poi è tornata la nostra a 3 mesi manco da scuola che doveva finire, che ci ha guardato e ci ha fatto: ragazzi, noi in 3 mesi non ce la facciamo a fare tutto il programma. della terza media, quindi vi dovete fare bigliettini. Cazzo. Agli esami ci siamo dovuti fare bigliettini di matematica. Addirittura così. Io ci ho avuto una cosa molto simile. Dai. Nel terzo il mio professore di telecomunicazioni non c'è stato per la maggior parte dell'anno perché si era rotto un'anca. E abbiamo avuto più e più supplenti.
durante le prove di parallele della scuola, che è successo che... Parallele vite da ginnaste. Non lo so perché ho pensato a questa cosa. Vite da Madonna che hai cacciato fuori. Non lo so, le parallele ho fatto due vite da ginnaste. No, 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 ritorniamo indietro, sì, per favore. Sì, ritorniamo indietro. Storicaccione è un po' troppo. Durante le prove, il supplente dei tempi, che non ci aveva spiegato più di tanto, perché lui, tra l'altro, non faceva telecomunicazione, lui faceva elettrotecnica, un'altra storia. E ha detto: ragazzi, io vado a firmare un paio di documenti giù. Ok, d'accordo, ciao professore, tutti quanti che copiano, a me non me ne fregava un cazzo, io ci ho provato lo stesso. Ok. Ho dato il compito che era mezzo distrutto, praticamente era niente di giusto. Sono uno dei pochi, anzi sono penso l'unico che ha preso un'insufficienza in quel compito. Il professore mi ha dato il compito con un 4 rosso gigantesco, ma poi mi ha stretto la mano. Beh, cazzo, cioè, sei una veramente persona, una persona... Non me va di copiare. Cioè, cazzo, cioè, sei proprio buono. Cioè, hai presente la lista delle persone tipo Chaotic Evil? Sì, esatto. Io sono Chaotic Good. No, non sei Chaotic. Io tra il good. Ma veramente, cioè... Wow. No, invece, ragazzi, io copiavo come una matta, non studiavo mai un cazzo. La parte divertente, ritornando alla matematica, sì, è vai, che io a matematica c'avevo 4, non riuscivo a fare un cazzo di niente. Soltanto che io la matematica la capisco. Perché questa cosa, scusa? Che vuol dire che se tu... Perché mi... quel vuoto? Che succede? Che io capisco come funziona la matematica, capisco dal punto di vista logico la matematica, sono... i passaggi per andare a snocciolare tutto quello che è i numeri e le cose che mi danno problemi. Perché non mi ricordo i passaggi, ci sono 5700 modi per fare una cosa soltanto. Io capisco tutto quanto, è per questo che programmazione mi viene bene. Ma la matematica farla no. Ok, ragazzi, matematica qua no. Almeno per noi tre. No. Poi, regà, non so come, al liceo sono anche uscita con 70. Ragazzi, c'era una che voleva bocciarmi a tutti i costi. Chi era? No, non la conosci, era una di inglese. Sempre quella di inglese, tra l'altro. Ma poi, uscita dal liceo, ho iniziato a diventando un episodio sulla scuola, capito? Cioè, ero una capra così d'inglese, mo mi sto iniziando a interessare. Cioè, no, mo, da quando ho finito? Quindi sono 4 anni. È sempre così. È sempre così, io ci sono un sacco di cose che ho pisciato durante la perché non te lo sanno corso di insegnare studi. Non è il modo giusto per insegnartelo, sì, secondo me. A parte dal presupposto che spesso ti trovi professori di inglese che ti sbagliano le pronunce, ma tu non lo sai. Porca troia, veramente. La gente che si ritrova il professore di inglese napoletano che c'ha la... Noi ce l'avevamo quella di napoletano. Evita, perché professore di napoletano. Non ne parliamo perché poi poverino. Professore di napoletano. Professore di napoletano. Professoressa napoletana che ci faceva inglese napoletano. Oggi non ce la faccio, più del solito. La cosa che volevo dire prima è che paradossalmente ci siamo ritrovati in un contesto artistico come dicevo, che sì, ci ha aiutato, allo stesso tempo non ci ha aiutato. Ma io non mi sono mai sentita in un contesto artistico serio come quando sono finita all'SRF anche io. Certo. Perché proprio l'ambiente, là lo respiri proprio l'ambiente d'artista. Dici cazzo, al liceo artistico dovresti. Tecnicamente dovresti. Poi no, non te è lo così. Spiego, non è così semplicemente perché è un liceo. Sì. Tutto qua. Liceo. Penso che prima che fosse quando era solo istituto, penso che fosse era ancora più incentrato su quello. Certo. Poi noi abbiamo avuto questa cosa di mezzo. Dovevamo professori che erano vecchi, che venivano dalla vecchia scuola. Sì. E quindi erano bravissimi nel loro lavoro, bravissimi nell'arte, ma a fare professori non ci azzeccavano proprio un cazzo, ma proprio niente. E poi c'erano invece quelli di nuova scuola che facevano lavorare un casino, ma se venivi da me che ho fatto 3 anni là e poi mi trovo questi che stanno a fare i pannelli enormi 2 metri e a noi manco ci hanno insegnato fra un po' il colore, ti ritrovi un attimo brava con la gap pesantissima. Sì. E quindi è stata un po' una sfiga, devo essere onesta. Però sì. Salutiamo il polo artistico di Latina che ci segue sempre da casa. No, ma adesso? Sì, no, ragazzi, io so, Michelangelo Buonarroti, io so che in realtà è migliorato tantissimo. Sì, perché ho una sorella adolescente che ha degli amici che stanno lì al liceo e dice che studiano tantissimo. Questa cosa mi fa felicissima, era pure ora. Veramente, non sono contenta per loro. Cioè, che poi in realtà non voglio fare una pubblicità negativa perché in realtà mi ha dato tantissimo con la scuola a livello umano. A livello umano. No, assolutamente, però... Solo che essendo un liceo d'arte a Latina, io capisco anche che...
che è mediocre, però come latina lo è, purtroppo lo era, poi ora non so, ma i professori umanamente erano meravigliosi e ci sono anche dei professori che sono anche molto validi. Assolutamente. Ho avuto un insegnante di italiano che, ragazzi, professor Cardoni, che non ha social, purtroppo. Io l'ho amato quell'uomo, veramente, ragazzi. Io avrei voluto un padre come lui, lo dico proprio. Ci stanno, professori. Io, una persona molto severa, che non ti fa bere neanche l'acqua in classe, che vuole che ti alzi, che però poi a livello umano, cioè, non gliela fa a sembra severo. Si vede proprio che è un pezzo di pane, capito? Io poi penso di essere empatica, quindi comunque lo riesco a capire se c'hai gli occhi buoni, se certo, non sei uno stronzo, capito? In tutto ciò, ragazzi, io avrei finito il disegno. Ma stava disegnando? Stava disegnando in tutto questo, non me ne ero accorto. Sì, stavo disegnando, non stavo facendo così a casa sul foglio. Beh, anche quello era un metodo per esprimere se stessi. Esatto, facciamolo mezzo vedere e poi sì, facciamo ma una regà, foto è molto abbozzato, non è? Ma l'hai fatto letteralmente mentre parlavi durante... Dai. Allora, adesso posso fare questa piccola cosa che volevo dire prima. Anna, lo so che è brava. È brava. E soprattutto ha un suo stile, che è una cosa molto difficile da avere per gli artisti. Ma se tu vedi i suoi disegni, riconosci che è stata lei a disegnarlo. Che è lo vero. Stile principalmente è quello. Quindi, di nuovo, spam social, Anna su Instagram... Andatela assolutamente a seguire. Non perché dovete fare numero, ma perché è bello. Perché è brava. Oh. È brava. Ma che carini, grazie. No, a parte scherzi, questo è bellissimo. Il mio cuoricino si è riempito d'amore. Stranamente. Poi dobbiamo fare uno scan perché io lo voglio anche a casa. Tra l'altro, vi consiglio, ragazzi, di usare anche una lacca per i capelli. Se ce l'avete, glielo buttate sopra. Lo fissiamo, sì. Ah, lo fissiamo. Ah, è sì, vero, perché hai usato roba grassa. Sì, va a finire che tra 5 giorni è. È tutto grigio. Sì, no, perché so così tanta roba sull'arte, ma non l'ho mai fatta. So un sacco di roba sulla tecnica di disegno, ma non ho mai fatto roba del genere. Domanda, perché chi cazzo ti dice che non lo puoi rifare? Ma certo. Ma perché io faccio questo, sto in accademia. Non adesso. Una certa... Ma potrebbe essere una ma roba. Ma certo che puoi. Workshop organic di Roberta. Ha 50 anni. Roberta insegna a disegnare when? Sì. Bueno, sì. Va bene, no, abbiamo parlato tante cose belle. C'è un messaggio che vuoi dare alle generazioni future? Mamma anche mia, quelli adesso. Anche quelli da adesso, perché cioè... serve anche a noi. Sì, fate quello che vi piace, lo ribadisco, ma non state appresso alle stronzate. Fai quello che ti piace, non per gli altri, insomma, capito? Non fare le cose perché ti senti figo, perché poi io lo facevo per quello. Cioè, io non me ne vergogno perché tutti siamo così, più o meno tutti vogliamo essere capiti, essere accettati, ok? Quella è la base, non è che siamo degli stronzi, però non è così il modo di andare avanti, perché sennò non ci vai avanti. Anche perché col figo non ci mangi a 50 anni, ma non nel senso fisico, no, ma diventi un colo di frustrazione, quindi... quello che ero io. Poi io ho iniziato a fare tutto per me stessa e sta andando un po' meglio. Ma veramente, finalmente ora lo faccio per me stessa. Non come dicevo prima, sì, io faccio tutto per me stessa perché voglio farlo, ma poi in realtà lo facevo solo per... perché poi la gente appunto dice, sì, quella là è quella che disegna, che branca. Diciamo che bisogna comprendere a un certo punto la differenza tra sopravvivere e vivere, mettiamola così. Cazzo, che profondo. Ragazzi. Buona Roberta. Metti tipo la cosa del bacio perugina questa frase sopra. Però sì. Il concetto è quello. Sì, fai quello che ti piace con cognizione di causa. Allora, a me questo episodio è piaciuto un casino. Oh. Grazie Anna per essere stata qui con noi. Prego. Noi ci vediamo la prossima volta con altri ospiti, altri contenuti, altre digressioni e critiche sociali.